Pietro. Thank you.
aspettarmi la partita con mister Ardito e Andrea Burato. Mister, partiamo da lei. Un pareggio che forse ci sta un po' stretto nonostante l'espulsione. Sì, ha fatto una qualcosa di grande. Mi ho detto negli spogliatoi quando è entrato De Angeli che sono stati bravi. Non sono stati bravi, sono stati grandi, perché comunque recuperare una partita in 10 contro 11 per 70 minuti. Non solo recuperarla, ma al secondo tempo dominare l'avversario, non subire niente, anzi avere altre due occasioni per poterla vincere. In un momento delicato del campionato contro una diretta concorrente non è semplice, quindi questa è ancora una volta la dimostrazione di che forza hanno questi ragazzi. Ce ne stanno capitando tante, ma noi siamo più forti di tutto. Quindi dispiace per il risultato finale, perché comunque ci tenevamo a vincerla e per quello che abbiamo espresso e per quello che abbiamo buttato in campo forse ce la meritavamo anche. Dispiace anche aver giocato per 70 minuti in 10, ma una partita così importante. Ecco, il risultato 70 minuti in 10, comunque abbiamo portato a casa un risultato appunto stretto che fa seguito ai buoni risultati che stiamo ottenendo in questo 2020. Siamo già a 5 punti in 3 partite. Mister, come la vedi per l'andamento generale, visto che poi abbiamo un'altra sfida delicatissima domenica prossima contro il Bolzano? Ma le partite sono tutte delicate, soprattutto in un momento di classifica come la nostra adesso. Però se noi mettiamo in campo quello che abbiamo messo in queste partite, secondo me abbiamo raccolto anche meno di quello che avremmo meritato sul campo. Però io dico sempre, io guardo quello che danno ogni giorno questi ragazzi qua, in campo, negli allenamenti, nella partita la domenica, nelle varie situazioni che si vengono a creare durante la settimana, le difficoltà, come reagiscono. Quindi io sono convinto di quello che andremo a fare da qua alla fine. Ci saranno delle difficoltà, spero meno di quelle che abbiamo incontrato fino adesso, perché veramente è paradossale, però faccio ancora una volta i complimenti al gruppo, tutti, se non mi sono escluso. Ecco Andrea, parlando di gruppo, appunto, dite che l'hai vista dal campo questa partita, che per te è stata? Dura, come sottoscrivo in tutto per tutto quello che ha detto il mister, perché per assurdo poter andare in vantaggio dopo alla prima azione, 30 secondi, per una volta magari si poteva spianare una strada che diciamo non eravamo mai andati in vantaggio così in poco tempo, e poteva essere tutt'altra partita, poteva essere veramente, non dico la partita della svolta che ci poteva dare quell'entusiasmo anche da qui in avanti per poter comunque sia prendere fiducia e portare a casa comunque sia dei punti, perché oggi devo dirlo anch'io, cioè è una vittoria che ci stava, nonostante fossimo per 70 minuti con un uomo in meno, meritavamo i 3 punti, mi dispiace dirlo, vado a casa con veramente arrabbiato, si può dire, però orgoglioso di questi ragazzi, perché poche volte nella mia lunga carriera ho fatto partite del genere in 10 rimontando e appunto non rischiando nulla nel secondo tempo e potendo portare a casa la vittoria senza nulla da dire. Anche perché, parlando sempre di sfortuna, il portiere ti ha fatto una parata sul tiro di punizione nel secondo tempo che praticamente altre 9 volte su 10 tre porta. Lasciando stare quella, magari, ma ci sono state altre 3-4 occasioni, momenti, adesso non ricordo bene gli interpreti, però secondo tempo se facciamo 2-3 gol non c'è nulla da dire, rischiando veramente poco nulla. Però dobbiamo portarci a casa a questo punto, questa settimana a lavorare come se nulla fosse, perché anche oggi gli infortuni, speriamo che a verità non sia capitato nulla, però non ce ne va dritta una per il momento. Ecco mister, ultima domanda, cosa ci portiamo a casa da questo pareggio? Con che consapevolezza andiamo avanti? Ma stavo ascoltando Andrea di lavorare con entusiasmo, l'entusiasmo è normale che te lo portano i punti, ma te lo devono portare le prestazioni, te lo devono portare il modo in cui vai in campo, che affronti gli avversari, e quindi l'entusiasmo ce lo abbiamo, lo alimentiamo giorno dopo giorno come un piccolo fuocherello che alla fine brucerà tante. Posso. Grazie mille, grazie mister, grazie a voi.